Ciao ragazzi, scusatemi se mi vedete conciata anni 50, però ho fatto un video per il capodanno a cui dovrò lavorare, che appunto è stile anni 50. Spero non vi dispiaccia, a me non dispiace affatto questo look, che è uno dei miei preferiti. In questo video voglio parlarvi del kit base per makeup artist, che è una cosa che tanti di voi mi hanno chiesto: cosa porti quando lavori, come hai costruito il tuo kit e come hai iniziato. Cerchiamo di andare step by step. In questo video cercherò di parlarvi di tutti gli aspetti che vado a trattare quando vado da una cliente e vi dirò più o meno come iniziare. Allora, la prima cosa che facciamo quando andiamo da una cliente, che cos'è? È preparare la pelle. Io quando vado a truccare ho una borsa come questa che ho comprato a Londra da una ragazza che le fa, un ex makeup artist, che si chiama Kirsty, e le potete acquistare sul suo sito, che appunto si chiama Kirsty Bags. Ne ho varie, ho questa che è quella più grande che porto appunto quando vado a truccare le mie clienti, perché c'entrano tante cose, mi è caduto il fazzoletto, e poi ne ho una piccola che utilizzo quando lavoro sui set per portare appunto tutto il necessaire. Io ho tutti i prodotti per la cura della pelle in questa piccola pochette. Utilizzo molto pochette trasparenti perché così potete trovare facilmente le cose, sono tutte trasparenti appunto, non perdete tempo a trovare gli oggetti e i trucchi. In questa ho tutti i prodotti per la cura della pelle, li ho messi in piccoli flaconcini da viaggio, perché portare il barattolo intero è un po' troppo. Quindi tutti i prodotti da viso li passo in taglie da viaggio, in queste boccettine da viaggio. E qui dentro ho un latte detergente per pulire la pelle, un tonico, uno struccante occhi bifasico, il disinfettante per le mani da utilizzare sempre prima di truccare la cliente, un barattolo di vasellina, e ho uno scrub per le labbra, questo è della Lush, ottimo, degli scovolini da mascara e dei cotton fioc. E poi a parte, in un altro scatolino ho i cotton pad, i dischetti Dovatta, con altri cotton fioc che utilizzo molto per correggere imperfezioni, e mi preferiti sono quelli della Muji, che sono dei cotton fioc molto molto sottili alla punta e sono ottimi per correggere appunto sbavature, per fare un eyeliner perfetto e correggere le labbra, qualsiasi tipo di correzione minima, sono molto precisi. Poi per quanto riguarda anche la preparazione della pelle, io utilizzo sempre degli spray. Prima di applicare la crema idratante utilizzo il Fix Plus della MAC oppure la Eau Thermale della Avène, che è una delle mie preferite. Quindi la spruzzo sul viso della cliente, poi vado a porre il latte detergente, il tonico, a idratare la pelle con una buona crema idratante. Mi trovo molto bene per quanto riguarda gli struccanti con Bioderma, che è lo struccante appunto più usato nel mondo del make up, perché è un'acqua micellare, e anche io stessa la uso perché è l'unica che non mi dà allergie. Ho provato tante altre di tante marche, tutte mi danno allergia. In più, come crema idratante ho utilizzato la le crème concentrée di Embryolisse, che è anche la più utilizzata nel campo del make up, perché è un'ottima crema idratante all over, per tutti i tipi di pelle, a rapido assorbimento, quindi potete subito lavorare sopra. La trovate su internet oppure anche in farmacia. Poi passiamo alla base. Per quanto riguarda la base, parliamo di fondotinta, primer. Per quanto riguarda i primer, io quando ho iniziato a scuola avevo un primer generico per minimizzare le linee sottili, i pori, le rughe, un primer trasparente. Potete comprarli, io le avevo della MAC, lo trovate della Urban Decay, più o meno adesso tutte le marche anche low cost si stanno avvicinando ai primer, e quindi ve ne consiglierei uno per tutti i tipi di pelle. Poi per quanto riguarda i fondotinta, io nel mio kit della scuola avevo 4 tipi di fondotinta Face and Body della MAC di diversi colori, perché questo fondotinta è modulabile, si usa sia su viso che corpo ed è uno dei miei preferiti da miscelare. Non vi consiglierei di comprare solamente questi, perché a volte sono troppo leggeri, anche se si possono costruire, potete fare più strati, e in generale sono molto idratanti perché a base di acqua contengono vitamine, quindi magari non sono l'ideale per pelli molto grasse. Adesso quando lavoro nel mio kit
kit porto sempre Face and Body della MAC, vari colori dello Studio Fix. Con questi due fondotinta, uno molto coprente e uno molto leggero, riesco a miscelarli e a creare tutti i tipi di sfumature e effetti che desidero. Ci sono altri fondotinta ottimi sul mercato, uno dei miei preferiti è anche il Double Wear di Estée Lauder, che miscelo sempre con il Face and Body. Oppure, se non volete comprare tanti fondotinta e sono molto pesanti da portare, vi consiglierei una palette di fondotinta con diverse colorazioni che potete appunto adattare ai clienti. Per quanto riguarda i correttori, anche qui vi consiglio una palette. Nel mio kit della scuola c'era la palette della Kryolan con vari colori che potete appunto miscelare e fare tutti i tipi di correzioni su tutti i tipi di pelle e di colori. Sono correttori molto buoni questi della Kryolan perché sono estremamente coprenti e possono essere appunto sia stesi in modo leggero che in modo un po' più pesante, quindi ottimi da utilizzare in ogni caso. Per quanto riguarda la cipria, anche in questo caso vi consiglio di utilizzare una cipria unica. Nel mio kit mi era stata data la Prep and Prime della MAC trasparente. Qualsiasi cipria trasparente sarà ottima per il vostro kit perché non dovete andare a comprare diversi colori, diversi tipi di cipria da portare in giro. Adesso io nel mio kit utilizzo la Studio Fix Powder della MAC, che è un fondotinta compatto, questa qui, ed è il mio preferito. Ne ho due per pelli rosate e due per pelli mediterranee. Sono appunto le mie cipre preferite perché opacizzano l'incarnato e in più, essendo un fondotinta compatto, vanno a coprire ulteriormente la base che avete già fatto. Per quanto riguarda il contouring, io avevo nel set della scuola una palette di blush della Ben Nye. Questa l'ho composta io quando lavoravo da MAC e c'erano 6 blush di varie tonalità con cui poter fare il contouring e vari tipi di valorizzare vari tipi di incarnato. Quindi potete comprare una palette che contenga dei colori freddi sul magari marrone fango per fare contouring e dei colori sul rosa e sull'aranciato. Per quanto riguarda l'illuminante e il contouring, io vi consiglierei una palette unica. Quelle della Charlotte Tilbury mi piacciono molto, anche Urban Decay, Anastasia Beverly Hills sono ottime. Oppure, se non volete spendere tanto, c'è questa della Sleek, che mi vedete usare in ogni video, infatti è usurata e me ne sono fatta portare un'altra da Londra. È una marca appunto inglese, Sleek Makeup, la potete ordinare anche su internet e fa tutte cose stupende. Tra l'altro la palette di contouring è che è la mia preferita, contiene una shade da contouring, una shade che è una terra abbronzante brillantinata e una highlighter, un illuminante, quindi perfetta per il vostro kit. Questo penso sia tutto per quanto riguarda la base. Passiamo agli occhi. Per quanto riguarda gli occhi, vi consiglio una buona palette di ombretti con colori neutri. Non fate l'errore di comprare una palette super colorata come quello che ho fatto io, che mi sono fatta una palette tipo super fashion con colori super pazzi fluo perché oddio devo avere tutti i colori. No, allora, se lavorate nella moda e fate cose pazze, ok, fatevi una palette, ma dopo, all'inizio, quando state iniziando a costruire il kit, comprate e investite in una buona palette con colori neutri. Questa è quella che mi hanno dato a scuola, è della Screen Face, che è una marca di Londra tipo Kryolan, e ci sono tutti i colori neutri, molti opachi, solo qualcuno shimmery, brillantinato per lato, e con questa potete realizzare tutti i tipi di look e giochi di luce d'ombra, ottima per un kit base. Poi, per quanto riguarda le matite occhi, io avevo nel mio kit una matita nera, Kajal, che vi serve sempre, beige, correttiva per l'interno dell'occhio e illuminante. Poi vi serve un eyeliner, potete comprare un eyeliner in gel, anche economici, io mi trovo benissimo con quello della Maybelline, che esce tra l'altro con il pennellino incluso. Poi vi consiglio un ottimo piegaciglia, questo qui è il mio preferito da tutti i make-up artist, che è il piegaciglia della Shuemura. Costa intorno ai 25 euro o 30, però vi dura davvero 1-2 anni se non di più. Potete comprare anche i pad, le ricariche. Vi consiglio delle ciglia finte base, cioè naturali
e dei ciuffetti, ovviamente con la colla, da portare sempre con voi perché vi saranno utilissime in ogni caso. Ho dimenticato di dirvi, per la preparazione degli occhi avete bisogno di un ottimo primer. Io mi trovo benissimo con il primer potion della Urban Decay, oppure quello che mi vedete usare sempre, che ho amato e continuo a ricomprare, è il bellissimo Soft Ochre Paint Pot della MAC. Tutti i paint pot sono bellissimi, ma Soft Ochre è un colore appunto ocra, giallino, che va ad eliminare tutte le discromie della palpebra ed è quindi un colore ottimo per tutti i tipi di carnagione chiara. Per quanto riguarda il mascara, seccano presto e quando li utilizzate sulla cliente dovete utilizzare uno scovolino monouso. Io nel mio kit avevo le Great Lashes della Maybelline, che è un mascara molto economico ma dalla grande performance, che è appunto uno dei preferiti di tutti i makeup artist, anche quelli più famosi. In generale, marche ottime di mascara sono la Maybelline e la Max Factor, che è una delle prime case cosmetiche che è nata, e l'ultimo mio preferito è il Pupa Vamp. Potete comprare delle matite automatiche, oppure senza spendere altri soldi potete utilizzare gli ombretti della palette neutra. Adesso ho comprato i liner in gel, le matite e altri ombretti solamente per sopracciglia. Passiamo alle labbra, anche qui vi consiglio una palette di rossetti come questa, sempre della Kryolan. Potete ordinarla online oppure in ogni città c'è un rivenditore Kryolan e dovete cercare qual è quello più vicino a voi sul loro sito italiano. Questa è appunto la palette che avevo io all'inizio e ha tutti i colori principali, dal rosso a colori neutri, marroni e rosa. E poi nel tempo ho arricchito il mio kit con tipo 50 rossetti della MAC, perché lavoravo lì ed erano scontati. E poi quando mi piacciono dei rossetti continuo a comprarli. Come matite ve ne consiglierei 3 o 4. Anche io quando ho iniziato a scuola ero provvista solo di poche matite labbra. Me ne consiglierei una neutra di un colore appunto beige simile all'incarnato, una marrone scuro cappuccino, una rossa e una per i toni del rosa. Nel kit della scuola io avevo dei pennelli della Royal Enlang Nickel, che venivano in questo astuccio tipo gioielliere, diciamo. Poi con il tempo ho investito in pennelli perché sono lo strumento con cui noi makeup artist lavoriamo e ne ho comprati tante altre marche come Zoeva, MAC, Bobbi Brown, che mi piace tantissimo, e anche marche un po' più economiche come ad esempio la Real Techniques, che hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma vi ho fatto altri video per i pennelli. Per quanto riguarda un kit da professionisti principiante, io mi trovo benissimo con questo contenitore della Makeup Forever, che si chiude e potete appunto portare i pennelli a spasso, o comunque per voi che iniziate vi consiglierei di prendere un kit pennelli. Magari se non volete spendere tanto ci sono marche economiche che hanno pennelli di ottima qualità, ad esempio il caso di Zoeva, che potete acquistare nelle profumerie Douglas oppure in Italia credo solamente online. Quando io finisco di truccare la cliente, dopo tutti questi prodotti, vado a fissare sempre il trucco, la base. Potete spruzzare di nuovo il Fix Plus della MAC, che non è uno spray fissante, attenzione, il nome è ingannevole, ma è un'acqua profumata a base di pino silvestre. E però comunque potete spruzzare anche dell'acqua gelida sul viso, perché l'acqua nebulizzata vi va a rompere tutti gli strati del trucco e a fonderli insieme, così tutto risulterà più uniforme e vi durerà più a lungo. Io utilizzo spesso su me stessa l'acqua termale della Venn, che vi dicevo all'inizio, oppure un prodotto ottimo che ho comprato a Londra e continuo a ordinare online è il Ben Nye Final Seal, che è uno spray fissante a base di alcol, profuma di menta ed è ottimo, dura davvero una vita. Io lo spruzzo sempre sulle spose, sulle mie clienti, e mi dicono dopo quasi 24 ore che il trucco è rimasto intatto. L'altro giorno ho truccato una cliente alle 8 di mattina per una cena di Natale e mi ha scritto alle 4 di notte, davvero dopo quasi 24 ore, dicendo che il trucco era rimasto intatto. Ovviamente è anche una questione di prodotti, di manualità, però questo è un prodotto davvero ottimo per sigillare il trucco. Final seal infatti vuol dire proprio sigillo finale. Non dimenticate di portare sempre un temperino con voi per temperare le matite. Ho dimenticato sicuro qualcosa o tante cose, spero però di avervi dato una mano per un'introduzione generale a un kit base da makeup artist. Non
dimenticate gli accessori igienici, come ad esempio delle palette dove appoggiare il fondotinta e i prodotti in crema, una spatolina per prelevare i prodotti in crema, perché non bisogna mai mettere il pennello nei prodotti in crema, perché potremo contagiare il prodotto con microbi e virus. E ovviamente io porto sempre una scatola di fazzoletti quando trucco, questi qui, fazzoletti imbevuti, cotton fioc, tutta una scatola di prodotti per l'igiene. Un'ultima cosa che volevo dirvi è: non stressatevi quando iniziate questo lavoro con il fatto che volete comprare tutto, non avete i soldi, tutto costa troppo. No, poco alla volta, comprate pochi prodotti ma buoni. Ci sono comunque delle case cosmetiche che hanno dei prodotti buoni anche a poco prezzo, come la Wycon, che è una casa cosmetica che ultimamente mi sta piacendo molto. Ovviamente il kit va costruito piano piano, investite su dei buoni prodotti, non stressatevi all'inizio se non potete permettervi certe cose, e i prodotti comunque vi durano una vita. È una cosa che tutti quanti proviamo quando iniziamo. Io stessa mi sentivo spesso scoraggiata perché non potevo permettermi tutti i prodotti che avrei voluto comprare, però poi lavorando da MAC, e una cosa che magari vi consiglio è lavorare a un counter di make up per una casa di make up all'inizio, perché questo vi può aiutare davvero a costruire parte del vostro kit. In più voglio dirvi di non fissarvi su una marca in particolare, perché nessuna marca al mondo è fantastica in tutto. Io ho lavorato per MAC ed è una marca che professionale, che adoro, ma ci sono cose che non continuerei a comprare, che non mi piacciono e che comunque magari non tendevo a non usare mai. Ogni marca ha dei prodotti chiave, quindi imparate a studiare le varie marche, parlate in giro con i vostri colleghi, informatevi molto su internet, perché come vi dicevo dovete costruire il kit con vari prodotti di varie marche, il meglio di ogni marca, non fissatevi solo con un brand, anche perché vi può capitare che in un lavoro c'è una persona che odia quel brand. A me a Londra è capitato spesso che le modelle odiano i fondotinta della MAC, quindi non vogliono che le trucchi con i fondotinta della MAC perché li odiano e gli creano i brufoli, le imperfezioni, gli brucia. Quindi vi ripeto, costruite il vostro kit con vari prodotti, il meglio di ogni marca. Spero che questo video vi sia stato utile, mi rendo conto che è molto veloce, vi ho dato delle pillole così per costruire un kit base. Se il video vi è piaciuto datemi un like come sempre, condividetelo e seguitemi sugli altri social, mi trovate su ovviamente YouTube, Facebook, Instagram e Twitter con il nome Michela Merone Makeup, che è il nome del canale YouTube. Grazie per aver guardato questo video e ovviamente se avete richieste scrivetemi nei commenti, perché come vedete pian piano cerco di accontentare tutti. Vi lascio un bacio e ci vediamo al prossimo video.